Che cos'è questo rumore? Questo ticchettio. Nella lunga sequenza temporale, questo video è stato fatto un po' più avanti. Ha piovuto la merda. Ma quello che mi interessa è il rumore della panda. La mattina, a freddo. Accendiamo. Magari i fari anche no. Allora, come vedete, temperatura a zero. Ok. Rumore. A freddo, praticamente perfetto. E a questo punto andiamo. Questo gatto si toglie o non si toglie? Ok, si è tolto. Laviamo i vetri. Ok. Adesso gli metto la seconda e accelero. Ah, ecco, ora lo sta facendo un po' questo rumore. Sentite questo battere? Metto la terza. Sto andando pianissimo, a 30 all'ora in terza. E questo è il rumore che mi infastidisce. E però lo fa solo quando uso marce un po' troppo alte rispetto alla velocità che tengo. Tipo ora sono in quarta. In quarta a 40 all'ora, in leggera salita. Vediamo se passo accanto a un muretto, magari si sente meglio. Io non lo so, forse mi sto ponendo un problema che non esiste, probabilmente sto rincorrendo i fantasmi. Però non lo so se questo rumore è normale. Perché ripeto, non lo fa ad autoferma, non neanche in folle, non lo fa proprio. Lo fa solo sotto sforzo con marce un po' troppo alte. Ed aumenta quando il motore è caldo. Quindi adesso riprenderò il video col motore caldo. Ed eccoci qua, temperatura direi ottima. Quasi 80 gradi. Questo termometro è tarato perfettamente. E quando arriveremo sui 90? No, sui 90 non ci arriviamo se non nel traffico. Vedremo se fa questo rumore. Ecco, adesso mi sono dovuto fermare. Proverò a partire in seconda. Ecco, un po' l'ha fatto. Ecco, lo fa. Diciamo che, se vogliamo semplificare, questo rumore lo fa quando parto in seconda. Come potete notare dal mio tono di voce, non sto urlando. La mia panda è bene insonorizzata. Sotto i tappetini ho messo uno spesso strato di moquette, che c'è anche di dietro, come forse si può vedere dal colore rosso. E inoltre l'antirombo è stato passato nei sottoruota, è stato passato sul pianale di carico, è stato passato un po' ovunque, un po' anche dentro nella zona del vano motore e anche in questa parte degli sportelli.
come potete vedere dalla finitura a buccia d'arancia, questo è antirombo e aiuta moltissimo ad assorbire tutte le vibrazioni, i rumori. Se prima dovevo urlare per farmi sentire, adesso invece parlo normale e l'auto è molto silenziosa. Ecco qua, la seconda, vediamo. Ed ecco il rumore che si ripresenta. Metto la terza, sono a 20 all'ora. Che cos'è questo cazzo di rumore? Me lo fa quando sono in terza a 20 all'ora, quindi potrebbe anche essere normale, perché è una cosa che non dovrei fare, dovrei scalare la marcia. Però questo battere metallico, vediamo, adesso lo farà anche qua, dovrò rallentare, sono in terza. Vediamo un po'. Ok? Si capisce che rumore è? Io non lo capisco. Sembra... boh. Ora sono in prima. Se mi facessero passare sarebbe una bella cosa, ma non mi fanno passare. Forse ora. Fanculo! Fanculo l'ambulanza! Ok, vediamo un po' se lo fa ancora. Va bene, credo che sia chiaro. Che cos'è questo rumore? Se avete qualche idea, vi prego di farmelo sapere. Ed eccoci qua, ci siamo fermati, minimo stabile, temperatura 90 gradi, quasi 90 gradi. E un po' di fumo. Il fumo improvvisamente è finito, ogni tanto ho questo fumo bianco. Certo, se non ci fosse la musica di queste cazzate che stanno facendo qui. Ecco, la ventola è partita a 90 gradi e la temperatura ora scenderà. Proviamo a ripartire. Vediamo se fa fumo. Ed ecco il fumo bianco alla partenza. Ecco, il fumo è sparito. Ogni tanto mi fa queste fumate bianche. E però non ho consumo di acqua, niente consumo di acqua. Il liquido del radiatore non è acqua, è liquido apposito, Arexons. Il liquido è a livello perfettamente, non perde una goccia di liquido di raffreddamento. Ho l'impressione forse che mangi un po' di olio. Potrebbe essere dovuto al 10-40. Infatti proverò a passare al 15-40 e vedrò se la situazione migliora. La ventola è partita. E a questo punto io mi muovo e vado a cercare un parcheggio, perché qua non si trova un cazzo di posto neanche a pagarlo oro. Vediamo se fa rumore partendo. Eccolo, evidente questo rumore, avete sentito? Ma lo fa solo in partenza o con le marce alte. Proviamo di nuovo. Che cos'è? Che cos'è questo cazzo di rumore? E me lo fa anche in seconda però, mentre guido. Cioè, non va bene. Non va bene. Se me lo fai anche in seconda, veramente non va bene.